Non avevo mai pensato di fare un corso per diventare editor o diventare traduttrice in particolare, no. Anzi, in realtà mi stavano dando un lavoro in un'azienda che faceva corsi di formazione per l'audiovisivo e per la promozione audiovisiva. Non so, mi ci aveva messo in contatto mio cugino, questi gli serviva qualcuno che sapesse in inglese, e mi avevano proposto pure un contratto a tempo indeterminato, a cui ho detto di no, per andare a lavorare in una casa editrice, ma perché mi erano più simpatici Marco Cassini e quest'altri. Tu hai iniziato con Minimum Quindi Fax, ma in realtà tra la fine degli anni 90 e i primi anni 2000 c'era molto c'erano tante fermento, case no? editrici piccole, sì, Indipendenti. Com'era esatto. rispetto a oggi il paesaggio editoriale? Oddio, sa, ecco, questo è un punto proprio, parliamo di una cosa interessante. Era la grande editoria, ma stavano nascendo a Roma in quel periodo, c'erano Castelvecchi, Fazzi, Minimum Fax, Fandango, Voland, Derive a Prodi, e ce n'erano insomma svariate nate proprio E vi negli anni. parlavate tra di voi, no? Certo, C'era tutti amici, tantissimo sì, questo dialogo. diciamo pure abbastanza tuttora, tutto informato, però all'epoca totalmente c'era dialogo e non c'era proprio il pensiero di quanto venderanno questi libri. Io non ho mai visto, però ho cominciato a lavorare a Minimum Fax nel 2000, fino al 2005-2006, io non avevo proprio idea, facendo la parte editoriale, io non sapevo quanto vendevano, cioè se ne occupava il commerciale, se ne occupava l'editore, che ne so, chi lo Cioè, non era sapeva. quello un fattore per Ma i libri si decidere vendevano, pubblichiamo punto. questo o No, mai sta, ma quell'altro? non lo è neanche adesso, devo dire, spesso. Cioè, pubblichiamo della roba che già sappiamo che non si venderà, però perché buttiamo il cuore oltre l'ostacolo. Ma all'epoca la roba si vendeva. Cioè, i libri si vendevano serenamente, Quindi in come questi dire. 20 anni c'è La stato un gente ha semplicemente collasso. smesso, sì, la gente ha Smesso di smesso di leggere. leggere. Fine. Sì. Di leggere cose Sì. lunghe o di No, no, leggere? proprio di essere curiosa della lettura come. Cioè, magari non hanno smesso di comprare i libri, però io penso che comprare libri e leggere siano È due cose diverso, totalmente diverse. Noi sì. passiamo sempre parliamo sempre del lettore come quello che compra il libro. Cioè, ora, in questo momento, diciamo, in questo momento storico, se un editore parla di lettore, parla di consumatore, come dire, cliente, Sì, compratore di acquirente libro, di per libri. cui tutti a garellarsi su come si fa ad acquisire lettori, cioè a vendere questi libri, e quindi. Non lo so, creiamo TikTok, sarà un modo per raggiungere lettori, ma in realtà poi i lettori sono, cioè anche se da oggi venisse detto che è proibito in tutto il mondo per sempre pubblicare nuovi libri, ce ne abbiamo talmente tanti che potremmo Andare essere avanti per lettori secoli, senza mai più comprare un libro, sì. senza, se il mercato del libro finisce oggi e non c'è più compravendita di libri, la cultura, quantomeno quella, non lo so, italiana. Potrebbe andare avanti un altro secolo, voglia a È leggere, a così. creare lettori, ma è che non si creano più lettori perché nella testa della gente non c'è più, cioè non è più attiva quella funzione, come non è più attiva la funzione del ricamo, che ne so, di cose che un Ma tempo si facevano e poi non si sono fatte più. eh sì, io ho preparato 672 domande, ma me ne ha già fatte venire in mente altre. Questa cosa però che l'Italia è un paese dove ci sono più scrittori che lettori e soprattutto ci sono autori che vengono comprati e non vengono letti, cioè è un'anomalia oppure è proprio così? Per esempio, chi ha letto i libri di Umberto Eco dalla prima all'ultima pagina, qui? Però è uno degli autori più comprati, no? Mo' Era, Eric adesso Durma, tipo, non lo neanche. so chi è uno degli autori più Più comprati, non comprati so, e meno meno letti. letti. Sì. Sì, oddio, cioè sicuramente io personalmente sono la regina del comprare libri e non leggerli, cioè di quelli ho per molto tempo, adesso ho un po' smesso forse, però ho comprato tantissimi libri per il mio amore, passione, Possederli. per la curiosità immane che mi scatenano questi libri, ripeto, non mi ricordo una vita senza, però comunque aprire il libro e infilarmici dentro per me resta una cosa quasi, cioè un piacere grandissimo che per molti anni ho coltivato appunto comprando, ma senza poi avere il tempo di leggere, quindi ho la casa piena di libri che Allora, altri dicono. forse non è obbligatorio leggerli dall'inizio alla fine, è cambiato il modo di leggere, si spulcia, si salta da uno all'altro. Come fai tu nelle tue Ma io non leggo quasi più in realtà, cioè poi io letture? leggo Per per lavoro, lavoro, sì. perché devo valutare dei manoscritti, cioè non sono scritti a mano, ma insomma devo valutare dei Certo. testi per decidere se fare acquisire il diritto di traduzione.
alla casa editrice per cui lavoro, che è Surra, e poi tradurli e pubblicarli. Quindi io, le mie letture sono quasi solo di roba che è scritta in inglese e che non è ancora tradotta in italiano, e devo valutare se è il caso di farne un prodotto per il pubblico italiano. Quindi Quindi la questa è tua dieta la mia. culturale è letteratura, narrativa anglosassone, più che altro Sì, è la mia dieta culturale, ma anche quello che sono pagata per per fare. fare, diciamo. Poi nel resto del Ecco, tempo cosa no, fai ho nel resto del smesso, cioè tempo? devo leggere altre cose tipo per lavoro, tipo appunto i 12 libri dello Strega, oppure adesso sto in giuria un altro premio che sono indietro, quindi mi leggo un po' quelli. Poi ci stanno un po' di amici che pubblicano libri che mi sento un Quasi po' un in dovere, dovere, però ecco, sono di leggere. tantissimi, oppure amici che. Quelli che leggo sono veramente quelli che li scrivono e poi mi chiedono di presentarli, e quindi per non dire di no, li Li devi leggere, leggo. sì. Però il tempo dedicato alla lettura, nel senso come mio, forse si riduce a, che posso dire, 3 libri l'anno, una cosa così. Meno di quel, cioè non sarei, non sono veramente lettrice forte Ma in quel allora non è senso, perché io non ce la strano faccio più, però che, tutti, sì, tu dici perché. tutti gli altri, è strano che abbiano No, non è smesso di strano, è che proprio, leggere. cioè, se tu sei sottoposto per 15 anni come dire, a esperire la cultura sempre più digitalmente, il fatto di stare 2 o 3 ore a leggere un libro, perché per leggere un libro devi stare seduto da una parte, senza, Isolato, isolato, da certo. solo, entrare lì e farti questo viaggione là dentro. E il nostro cervello non è più esattamente fatto per Però è questa cosa, successo io credo, qualcosa di... soprattutto, cioè c'è troppa più concorrenza di cose che sono, come dire, più divertenti, più veloci, più facili da assimilare, che richiedono Meno sforzo meno e meno sforzo tempo. tendenzialmente. Non lo so, perché finire un videogioco richiede tantissimo Sì, tempo, cioè quella è una sì. narrazione immersiva, piena di suspense, anche di sentimenti, cioè non lo so, io non gioco ai videogiochi, però No, noi sì, noi sì. li guardo giocare, cioè mi piace tanto guardarli giocare, e quando il mio ragazzo si è giocato tutto The Last of Us, alla fine manco mi ricordo com'era il finale, però c'è stato tutto il finale in cui mi sono messa a piangere solo guardando lui che giocava, perché è una forma di narrazione potentissima, eppure che ci vuole tanto tempo e tanta concentrazione, più di quanta ce ne potrei mettere io forse, e quello fa, però fa concorrenza, diciamo, al semplice fatto di aprire, se questo è un uomo di Primo Levi, e immergersi in un lager, con la mente, però, che però Certo. per me è stata un'esperienza che, fatta a 12-13 anni, Ti ha sconvolta. mi ha sconvolto, ma che ne so, un tredicenne di adesso quale esperienza Beh, equivalente potrebbe fare? Chi lo sa? per noi è un tema questo, nel senso noi riflettiamo molto, per esempio, sull'impatto dei videogame a ritroso nel cinema della letteratura. Se tu guardi un film come 1917, costruito come un videogame, ma questo tema dell'immersività e dell'interattività per i ragazzini è fondamentale, però anche il libro è immersivo e interattivo per definizione, no? Però ti devi costruire Era il tutto tu, modo di essere interattivi quando c'era quando non c'erano i meno, videogame. quando c'era appunto, è nato quel tipo di roba lì, il romanzo, non so, di invenzione, come possiamo dire, ma anche boh, il romanzo di introspezione, quello che sia, è nato in un'epoca in cui appunto non c'era la cultura digitale. Io non penso che possa veramente sopravvivere in maniera Ma tu... florida il libro o il romanzo, ecco, diciamo la literary fiction, come si dice, che è quella di cui mi occupo io, quella in cui Ma sì, tu hai insomma. notato che sia cambiato il modo di scrivere da quando appunto l'industria del videogame o anche la serialità televisiva è diventata un fenomeno di massa così? Allora, intanto io ripeto che leggo per lo più romanzi provenienti dall'ambito anglo-americano. Quindi non ho la più pallida idea di tutto il resto della letteratura che si scrive nel mondo, quindi posso parlare di quella roba che Certo. leggo lì, e teniamo sempre presente che appunto non è che, cioè, che ne so, insomma, appunto, c'è una prospettiva sempre un po' limitata, perché il nostro mercato è invaso da questa letteratura qui. Magari ci sono, che ne so io, nel Centrafrica si stanno sviluppando delle forme di narrazione diverse, io totalmente ignoro, sono scritte in lingue che non conosco, eccetera, però diciamo relativamente al campo della letteratura sostanzialmente anglo-americana, del Nord America, insomma statunitense, che è quella che mi sto sciroppando da anni e anni per mia volontà, secondo me sì, è cambiata, è diventata
molto meno, cioè mi sembra diventata esclusivamente, non generalizzo, ma insomma che sia molto più forte l'idea dell'avere una storia da raccontare, raccontare una storia, piuttosto che operare sullo specifico della lingua. Cioè quello che leggo spesso lo vedo che potrebbe essere un film, o lo vedo anche che potrebbe essere un diario, una lettera a un amico, non lo so, una cosa che ha ben poco di quella maestria, non lo so, di quella anche di quel gioco, di quella lavorazione proprio sulla lingua, sulla frase, sul ritmo, sulla scelta delle parole, sulla costruzione dello stile. Questa roba qui, che è lo specifico della letteratura, lo sento molto meno nella letteratura angloamericana contemporanea, del semplicemente trovare la propria voce per raccontare una storia. Sì, ma queste voci poi alla fine mi Non sembrano tutte uguali. ti sembrano. Quindi c'è un appiattimento sullo stile, sul linguaggio. Sì, anche sul modo di. Sicuramente sulla voce sulla pagina non sembrano così tanto diversi questi. Questo inglese che leggo sembra un po' più o meno sempre lo stesso. E anche un po' la costruzione è molto simile, o ci sono, o se sono romanzi, diciamo, di invenzione, così sono quasi sempre schematicamente persone che vogliono raggiungere una cosa, gente che magari subisce angherie, e poi in qualche maniera c'è un cammino che di risca, come romanzi di formazione, toh, in qualche modo, spessissimo sono romanzi che hanno in qualche modo dei temi, non lo so. Perché secondo te, anticipo una domanda che ti volevo fare verso la fine, perché secondo te in questi anni è esplosa la moda del memoir? C'è sempre stata, però in questi anni sembra veramente che è una cosa dilagante, no? Sì, io credo che sia un correlativo del fatto che ciascuno di noi negli ultimi, cioè che la società e la cultura è diventata estremamente basata sull'individuo, meglio sul brand personale di ogni individuo che da 15 anni a questa parte nel mondo, diciamo, occidentale, ma io temo, ahimè, anche negli altri mondi. Il dilagare dei social network ha fatto sì che ciascuno di noi fosse comunque, anche solo in potenza, ma anche in pratica, un io immediatamente su una platea, cioè che poteva esporsi su una platea vastissima, di persone. Quindi ciascuno di noi potenzialmente può costruirsi, può fotografarsi, scriversi, farsi vedere in qualche maniera dalla mattina alla sera, gratuitamente, e questa roba anche chi non lo fa di suo, come dire, in prima persona, però è nello zeitgeist che ciascuno di noi è in vetrina, e ci sono persone che costruiscono carriere Sull'autobiografia, sull'essere, se, sì, sul vivere, diciamo, mettere in scena la vita, la dal propria mettere in vita, scena, sì. sì, la vita, da appunto gli YouTuber, i TikToker. Ma ancora prima forse i blogger, comunque anche il blogger è stata una forma, come dire, iniziale di questa proiezione di sé verso un po'. Io fino a che ho avuto 20 anni, ma anche a volermelo cercare sto pubblico, ma senza internet, ma che pubblico c'avevi? Cioè a scuola Certo, c'avevo il pubblico della classe. certo. Poi, cioè, se volevo proprio diventare famosa, dovevo, cioè, mettere su una band, fare tanta gavetta e poi a un certo punto, oppure, non lo so, andare a fare teatro, cinema partendo e così via. E questa roba qui, nel giro di 15 anni, è stata totalmente ribaltata, e quindi l'io delle persone è diventato una cosa che può essere, cioè, poi è diventato merce, poi diciamo pure questo, insomma, che anche molto, molto di Io sono marxista, per me c'è prima la struttura e poi la sovrastruttura. Se così tanto, perché il nostro valore di persona si è ridotto al nostro valore di consumatori, ma comunque per essere ottimi consumatori dobbiamo essere molto ben delineati e profilati. Quindi
Quindi più noi la nostra identità, il nostro essere lo definiamo dicendo a me proprio mi piace questo, io sono questo, non chiamatemi così, ma chiamatemi così, perché a me mi piace questo, questo e questo, e ve lo vengo a dire, lo rivendico con orgoglio che questa sono io. Questo è lo schema tipico su cui agisce il capitale per venderti della roba, perché si è visto che è molto più semplice, invece che fare pubblicità verso chiunque, Targettizzare. targettizzare. E i più grandi, cioè le più grandi imprese che esistono al mondo oggi, Google, Amazon, sono nate appunto perché delle cose che noi, che sono inestimabili, che non dovrebbero avere valore, tipo la squadra che io tifo la Roma e la Lazio, questo non dovrebbe essere tifo la Roma, non dovrebbe essere messo a valore, non dovrebbe necessariamente comportare o che mi piaccia. E mi piacciono le femmine piuttosto che i maschi, e questa roba qui non dovrebbe avere un valore commerciale, è il mio io, è il mio essere. E invece su questa roba qua si sono palesemente, insomma, essendo. Si monetizza qualsiasi cosa ormai, ma Esatto. oggi per te trovare una voce nuova nella letteratura, parlo proprio prima di parlare dei grandissimi che tu hai tradotto, parliamo del presente, cioè per te oggi identificare e scegliere una voce nuova, perché poi i temi sono sempre gli stessi, le trame sono sempre le stesse, ma le Non sono voci. sempre le stesse, vabbè. Ah Ma no, no, allora no, no, allora. c'è chi ha delle idee particolari, cioè delle idee più che nuove, che reimmagina, che rimescola, che gioca con un immaginario, perché poi io sono molto legata da sempre al fatto, ma anche perché ho studiato tanta letteratura greca e latina. E lì nella letteratura greca e latina non è che c'era tutto questo problema né dell'identità personale né dell'originalità. Tanto era una rivisitazione di stilemi, di tradizione, quindi per me non, quasi non c'è letteratura senza tradizione, senza un rielaborare cose in qualche maniera già. Allora, quelle, io sono una vecchia patita del postmoderno che sembra arrivare alla fine di tutto e gioca con tutto quello che c'è prima, mette in un calderone, unisce o frammenta o Certo. decostruisce. E questa per me c'è molta gioia nel leggere cose che fanno questo, che prendono dati di cultura o di realtà che già conosco e li ricombinano in maniere Nuove. nuove e particolari. Quindi cerco voci di questo tipo, ancora un po' ce ne sono, magari insomma capaci di destrutturare o ristrutturare, in cui magari leggo l'appartenenza a una tradizione o a una, non voglio dire una corrente letteraria, ma sento chi sono i loro padri e sento come rimescolano o innovano in maniera anche consapevole. Questa roba qua a me procura una grande gioia, che devo dire, mi emoziona quello, invece leggere delle brutte esperienze passate dalle persone non mi Non ti emoziona. emoziona. No, Allora, mi fa parliamo. vergognare di stare leggendo quelle cose perché sono vite con cui sto entrando in contatto in maniera invadente. Ho questo problema. Parliamo quindi di due autori che abbiamo amato tantissimo, che sono stati Cormac McCarthy e Kurt Vonnegut. Sono due autori che noi abbiamo celebrato. Noi nel centenario della nascita di Vonnegut eravamo a Dresda davanti al mattatoio a leggere Mattatoio numero 5. Pensavamo di trovare le TV di tutto il mondo a celebrare Vonnegut, invece eravamo gli unici. Tu hai tradotto anche Vonnegut, hai tradotto Foster Wallace, hai tradotto Cormac McCarthy. Ecco, quali sono i problemi che hai dovuto affrontare per riuscire a far suonare le loro voci anche in italiano? Sempre molto in No, generale, sì, eh? Sì. anche perché nello specifico io di Cormac McCarthy e di Kurt Vonnegut ho letto solo i libri che ho tradotto, quindi capito, non sono io, non ho letto Madre Marta, cioè, inutile, solo figure di me. Ma Quando no, ma non ti si comincia a parlare di preoccupare, sì. me, no, no, non me ne preoccupo, non Sì. mi interessa, insomma, appunto, non credo proprio che ci siano i libri che uno deve leggere, non credo in un Infatti, canone. infatti. No, no, il problema è sempre lo stesso che mi pongo. Che è cercare il più possibile di mettermi in ascolto di questi cervelli che hanno partorito queste frasi, cercando di capire perché le hanno scritte così esattamente, cioè non soltanto diciamo che cosa volevano dire, ma perché l'hanno detto in quel modo e non in un altro, e cercare di riprodurre il più da vicino possibile, avendo capito perché loro hanno proprio, cioè appunto. Oltre al valore semplicemente di trasmettere un significato, c'è anche il fatto che hanno usato, che ne so, parole più
più facile, più difficile, un effetto comico, un effetto di citazione rispetto ad altro, un effetto sonoro di un certo tipo piuttosto che di un altro, una frase molto lunga e complessa, una frase molto colloquiale, molto scandita. Se lo scrittore è consapevole di quello che fa, il mio lavoro è appunto mettermi in ascolto e carpire tutte queste sfumature e cercare di tradurle, cioè di costruire un meccanismo che le riporti in quest'altra lingua, sapendo, questo è come dire, non è un metodo, è proprio quello che credo faccia il mio cervello quando traduco, che è esattamente lo stesso se io traduco un premio Nobel o un autore mediocre, comunque la cosa è, certo, come dire, ci sono autori che ho tradotto, magari, che mi sembrava scrivessero frasi che potevano essere tradotte serenamente da Google Translate, e invece ci sono altri che sono, non che io ogni volta prima ci provo con Google Translate e poi semmai lavoro io, no, non è così, però insomma la sensazione è che, però è anche vero che quelli che traduco, gli scrittori, come dire, che scrivono in maniera più semplice, fra questi ci metto Cormac McCarthy, che i libri che ho tradotto io sono erano i più semplici di tutti, lì la cosa era relativamente facile, perché ecco, diciamo, le parole le sapevo tutte tendenzialmente, il problema lì era più che non dovevo farlo sembrare piatto e ripetitivo in italiano, perché comunque il lettore, la letteratura italiana è molto più così varia, dici, fiorita, barocca, insomma, così, quando vai a scuola ti dicono non fare le ripetizioni. Invece lui in inglese ripete mentre molto, mentre in inglese, no? Tutto lui, sommato, sì. Ecco, non è che c'ha, appunto, non è che c'ha tutto questo gran bagaglio di aggettivi, di relative, di cose che a noi ci fanno subito lingua letteraria, è super scarno, e specialmente la strada. Poi la strada, io ho tradotto La strada e Non è un paese per vecchi, usciti rispettivamente nel 2005 e nel 2006, quindi li ho tradotti evidentemente nel 2004 e nel 2005, non li ho più riletti, ho provato a prendere a casa Non è un paese per vecchi, non ho manco una copia, quindi parlo così a memoria, questa roba l'ho fatta, ricordo di averla fatta, ricordo che continuavo a dirmi speriamo che non viene una cosa noiosa e piatta, perché alla fine, tipo, alla strada, questo era sempre tipo che pioveva, che camminavano, che si fermavano, che riprendevano, ma più o meno quello era, quindi dovevo creare tipo un drone, come si dice in termini musicali, quasi un ronzio costante che fosse un po' ipnotico, questo effetto da dare, quindi di quasi monotonia, però che non dovesse rompere palle sostanzialmente. Certo. E ci ho provato, peraltro quella traduzione lì della strada, ecco, questa pure è una cosa che mi preme di dire, è stata rivista da Grazia Giua, che è un editor di Einaudi, e anche da Maurizia Balmelli, che è un'altra traduttrice, che è la traduttrice attuale di Cormac McCarthy, che hanno fatto un ottimo lavoro. Il traduttore non è mai, almeno per come la vedo io, le mie traduzioni non sarebbero quelle che sono senza le persone che poi ci mettono le mani, cioè auspicabilmente, insomma, più di uno editor o revisori che rileggono, danno idee, cambiano, correggono, danno altri spunti, che è una cosa sempre strapreziosa, quindi mi sento di, certo, è lavoro mio, però è anche, appunto, tante volte sono in quello che ho fatto, sono stata aiutata e fra l'altro questa roba qui, il fatto di avere un buon revisore, io credo che sarebbe quasi un diritto del traduttore, ma tantissimi traduttori non ce l'hanno, perché tantissima della roba in traduzione che si pubblica oggi è roba totalmente commerciale, pubblicata con dei ritmi industriali, che quindi, cioè, sì, c'è quel fortunato, il privilegiato che traduce il premio Nobel e viene tradotto da uno che si mette lì e gli fa tutto un ragionamento su, tantissimo il lavoro del traduttore è un lavoro che si fa in batteria, con tempi ridottissimi, con poi i testi che tu mandi buttati in pagina e così, insomma, pubblicati senza quel tipo di attenzione che poi ti fa crescere come professionista. Io non penso proprio che ci sia una differenza fra me che traduco, non abitualmente, ma insomma, diciamo che traduco sempre autori letterari e traduco per case editrici letterarie e traduco certe volte libri che vincono dei premi, e quell'altro che invece traduce i romanzi per, non lo so, i thrilleroni o i romanzi erotici. Quelle sono persone che, come me, se potessero,
tradurrebbero, io credo, dei libri più Più belli, complicati e più sì. belli, però non c'è, come dire, cioè, si importa tanta di quel pattume che il grosso dei traduttori traducono pattume, non vengono rivisti da qualcuno che gli cura la lingua perché forse c'è anche poco da curare, ma insomma comunque crescono quindi più difficilmente, si trovano a fare il suo lavoro come lavorare un po' in fabbrica, mentre poi ci sono un certo numero di quelli un po' più, non so, noti, ma non è che, non penso di essere, che faccio un lavoro diverso, come dire, da quello che traduce il thriller. Beh, A me mi ha però detto meglio, però quello che sì, traduce però allora a il thriller. te ti è andata bene perché hai pubblicato moltissimi autori come Jennifer Egan, Colson Whitehead, che tu hai scelto proprio di tradurre, o Bernardino Evaristo, che hanno vinto il Pulitzer o altri premi importantissimi Dopo dopo che li ho che. E comprati, quindi questa è la allora mia. non è vero che è solo traduzione, cioè tu hai fatto No, anche talent scouting, hai e quella è fatto un'altra cosa. editing, Infatti, ecco, quindi diciamo, questi mestieri, il come li mestiere del hai. traduttore per me è un mestiere molto artigianale, in cui io trovo che, almeno io, poi non dico che deve valere per tutti, anzi so che non vale per tutti, ma io non mi sento così tanto creativa, diciamo, non sento di esprimere me stessa, che ne so, nella traduzione, non più di quanto uno costruisca un meccanismo che funzioni, cioè non lo so, uno che costruisce un orologio, costruisce una macchina, non so, insomma, quella roba lì ci sarà una forma di creatività, ovviamente, forse anche nell'orologiaio, però invece però è una cosa che appunto per me costruisco un meccanismo che deve restituire l'opera creativa di un altro e penso anche che c'è un solo George Orwell, che può scrivere 1984, ma che in Italia ci sono 100 persone che possono tradurre bene 1984. Tant'è vero che poi quando 1984 è entrato nel cosiddetto public domain, cioè si può tradurre senza dare soldi né a lui né agli eredi, diciamo, è libero, Certo. 10, 11 editori hanno avuto tutti la stessa idea di far tradurre 1984 da un traduttore bravo, da un traduttore scrittore, da un traduttore di nome, però ne sono usciti 11 contemporaneamente, il che vuol dire che sul mercato questa roba è totalmente interscambiabile, cioè c'è Orwell e poi ci sono 20, 150, 150 persone che possono produrre una traduzione da vendere. E ok, però di Orwell continuo a pensare, ce n'è Ce uno n'è uno. solo, e di traduttori che riescono a tradurre Orwell in maniera tale che possa diventare un prodotto da libreria, ce ne sono molti di più. Quindi per me questo invece di editor, per me l'editor è per come lo intendo io, è un lavoro, l'editor è quello che nella casa editrice sceglie i titoli Che che stanno bene anche verranno. insieme, no? Anche come collana, Allora, per diciamo. me, ecco, il mio lavoro di editor è quello in cui io esprimo me stessa, esprimo i miei valori, le mie convinzioni, i miei gusti, i miei piaceri, che mi rispecchia, è come, cioè, se fossi una mitomane direi, La il mio tua dipinto, firma, la la mia tua. opera d'arte, non so In quello che forma di sia, libri, sì. ma nessuno mi ha mai, come dire, ha mai, non lo so, indagato cosa rappresenta Lo stiamo facendo noi il adesso, questo è piano, il i piani momento. editoriali che ho Sì. curato per anni non sono visti da nessuno come opere creative, sono, no, non lo so come sono, cioè è Beh, tipo ma ci sono, però ci l'operazione di sono. ricerca che fa Sì. ogni azienda che deve vendere il prodotto, cerca qualcuno che non lo so come, però ecco su quella roba lì invece la fantasia e anche appunto la personalità, l'indirizzo, però nessuno, cioè sono molto pochi gli editor che hanno il privilegio di lavorare in questa maniera perché il grosso degli editor penso che debba trovare la roba che gli si dice che le persone vogliono leggere e a me non è mai stato chiesto di. Ma proprio nelle case editrici in cui ho lavorato non ci si è mai posto il problema di cerchiamo cose che la gente voglia leggere. Per me il discorso è sempre stato l'opposto, cioè cerchiamo della roba che la gente secondo noi deve Deve leggere, leggere. dovrebbe leggere, che per Sì. noi, cioè, a prescindere dai soldi che ci possiamo fare, zero sempre, ma cioè che saremmo. Come dire, potendoci campa se qualcuno in qualche modo noi li regaleremmo i libri pur di dire questo leggitelo che è fighissimo, ma questo è bello, non puoi non leggere, in qualche modo c'è questo senso di condivisione, esatto, condivisione di una roba in cui noi che crediamo bella, che ci eccita, che ci fa innamorare, questo modello non è
economicamente più sostenibile. Ci fai un esempio di un caso in cui ti è andata benissimo e uno in cui è andata malissimo? Dove tu pensavi questo libro dovete leggerlo e hai avuto successo e un altro invece un disastro? Cioè, per capire anche perché, no? Questo, Cioè, oltre al no, ma discorso non che si capisce facevamo, perché, è cioè, di aleatorio. base è perché se è successo negli Stati Uniti, poi, se è successo, è un mega successo all'estero, poi è più facile farlo Vende. diventare un successo pure qui. E quindi ho avuto, come dire, non è che me ne sono accorta. È vero che questi libri che tu hai detto, dei romanzi, in particolare, come si chiama, Il tempo è un bastardo di Jennifer Egan e La ferrovia sotterranea di Colson Whitehead e Ragazza da un altro di Bernardino Evaristo, io li ho acquisiti per pochi soldi prima che diventassero dei Bestseller, grossissimi pazzeschi. bestseller, però per quanto mi riguarda era facile, non so come dire, si vedeva che erano dei libri veramente, veramente molto belli, molto anche un po', insomma, magari strani, però erano sopra la media. Cioè erano destinati a segnare un momento nella A me letteratura, sì. sembrava che mi hanno proprio, cioè non avrei sentito ragioni dai miei colleghi che mi avessero detto no, questa cosa non funziona. Ero molto convinta, come dire, non l'abbiamo dovuti leggere in 10 in casa editrice prima di partire. Quindi per me quelle erano delle gemme, non lo so, dei gioielli che a me mi sembrava che splendessero. Non ho fatto nulla se non riconoscere poi quello che è stato riconosciuto da milioni di persone, però ripeto, specialmente, ecco, se il libro di Bernardino Evaristo, cioè se nella loro cultura questi libri non fossero diventati molto famosi, nella nostra cultura non credo che lo. Non avrebbero avuto questa diffusione. Secondo me no, secondo Tu. me no, non ho mai scoperto una cosa che ha funzionato solo per i lettori italiani, cioè questa roba no, non, e anzi. No, appunto, ma non, sì, non ho mai scoperto io una cosa che poi giusto per merito mio si è. Quindi noi No, come non lo pubblico so, italiano boh. siamo ancora molto appiattiti sul gusto americano. Non ci sono altre culture che ci influenzano, il No, Giappone, la ogni tanto, Corea. oddio, non lo so, per tanto tempo è stato così, adesso ci sono, diciamo, commercialmente ci sono, vedo Sui tanti libri titoli. dico, non perché sul No, cinema però questo anche è nei già. libri ora so che si vendono tanti libri di autori giapponesi, per dire, bestseller, che però io non ho letto perché, ripeto, non leggo praticamente nulla se non quello che leggo per lavoro, e però non so se questi autori giapponesi, per dire, sono autori che portano fortemente, come dire, cioè, parte, la loro Sì, cultura, un'identità giapponese o qualcosa oppure di è la roba che è stata filtrata filtrato. dalle agenzie letterarie e dal Esatto, mercato corretto. statunitense di base, perché quello è il grosso, cioè se uno va alle. Cioè il motore pulsante dell'editoria internazionale è New York ed è Londra, non è che c'è molto altro. Quindi io non so se, cioè penso, immagino che queste cose, anche le cose giapponesi che arrivano, arrivano comunque in qualche maniera forse per un mercato plasmato dalla cultura americana. Io sento ancora che siamo più che negli anni 90 colonia degli Stati Uniti. Basti pensare che la sinistra italiana, che negli anni 90, quantomeno quando sono diventata un po' più grande io, guardava, ma diciamo, a parte l'Unione Sovietica a cui ha guardato per tanti anni, all'Asia in generale, all'Estremo Oriente a cui guardava negli anni ancora 60 e 70, ma ancora negli anni 90 si guardava tanto a Latino America, per dire, cioè c'era una, ma anche editorialmente, Feltrinelli faceva una serie di cose, insomma c'era la letteratura americana e la sinistra, cioè quel tipo la sinistra latinoamericana era in collegamento con la sinistra europea. E poi niente, Obama e Alexandria Ocasio-Cortez sono diventati quelli i punti di riferimento. Cioè dopo 50 anni dal piano Marshall ancora stiamo dietro a Obama. E ancora pensiamo che quando si parla dei neri, le questioni del razzismo, eccetera, per noi Black Lives Matter rappresenta i neri del mondo, come se in Mali Esatto. ci fossero le violenze della polizia contro i neri. Cioè, no, Quindi c'è un no, no. È un appiattimento su appiattimento questo. totale della nostra cultura, anche quella della cultura che diciamo noi, insomma, un po' più, anche tutto questo dibattito sulla cancel culture, queste cose di politically correct, è tutta roba che deriviamo dalle università statunitensi, credo,
Credo almeno, io non lo so se il Giappone, la Corea, se ci sono delle questioni che dalla Nigeria, dal Sudafrica, dall'Argentina, dal Brasile Hanno arrivano questo dibattito qua, sì. appunto come spunti di dibattito, ma quali? Stiamo sempre a dibattere di quello di cui si dibatte negli Stati Uniti, una Allora, cosa. qua mi hai dato un assist notevole perché una delle domande era proprio su questo. In realtà sono due domande, uno sul problema di tradurre i classici e anche sulla necessità di ritradurli periodicamente. Parto da questo, magari per l'inglese non è così e le 11 traduzioni di Orwell sono tutte bellissime, ma Ma io sicuramente sono tutte sto bellissime. lavorando su Kafka adesso. E non riesco a trovare una traduzione, neanche una accettabile. Ne ho trovata una bellissima, ma le altre più che accettabili sono completamente diverse. Ma allora è un problema, cioè come fai a tradurre una lingua che ha una struttura diversa dall'italiano mantenendo quella sequenza, quello sguardo, quella regia e quello stile? Cioè perché veramente sono proprio diverse, sembra di leggere autori diversi. Che ne so, io faccio solo l'inglese, quindi non so il tedesco. È chiaro che il tedesco, io credo che si pensi, cioè, che le lingue diverse, i parlanti di lingue diverse pensano Pensano in in modo un modo diverso, diverso. sì. Questo è palese perché semplicemente appunto il they, che mo in America va per la maggiore per indicare un pronome che non è. Quindi il pensiero, tra virgolette, genderless, se così vogliamo dire, o post-gender, quello che ti pare, non a caso nasce in una cultura linguistica in cui non sono così tante parole declinate, quasi nessuna parola è declinata in inglese. Però noi non E possiamo invece noi. tradurre dando del loro, perché è un'altra È un'altra cooperazione roba, esatto, cioè quello, no? nella nostra, cioè nell'italiano questa roba qua non si sfugge dal fatto che, cioè, o dobbiamo cominciare ora, come dire, se a un certo punto dal basso ci sarà un momento così forte che noi sentiremo totalmente inadeguata una lingua che preveda bello e bella e non un'altra parola per indicare, per svincolarla dal maschile e dal femminile, ma forse non lo so fra quanti centinaia di anni si potrà avere questo, se no nella nostra testa comunque io credo che se da sempre la tua lingua prevede il maschile e il femminile, tu fin da ragazzino o dici che io sono bello o dici che sono bella in qualche maniera e nella tua testa questo binarismo si opera, per cui questa roba esiste da migliaia di anni, ok, mo adesso In questo momento sei in minoranza, lo dall'Inghilterra, sa, in questo momento sei in minoranza in Italia a sostenere questo. O no? Perché c'è un Che grosso ne so, dibattito su boh, questo. sì, sarà in minoranza, non lo so. Cioè, per me è palese questa roba qui, c'è poco da dire. Poi, come dire, il pronome di cortesia è una forma mentale che noi abbiamo, ma che non puoi pretendere che abbia un anglosassone. Quando vado in Inghilterra non è che mi offendo perché non mi danno del lei. Cioè, Certo. nella mia cultura si dà del lei, In realtà you significa anche voi, quindi In sei. un'altra cultura non c'è una forma Non c'è, diversa, non come c'è. dire, quando mi si apostrofa, cioè per rispettarmi più o meno, non c'è in inglese la formula di cortesia, è un'altra cultura. Pace, in Africa, ci sta nella lingua del mio amico Gambiano, c'è un noi che indica tutti noi e c'è un noi che indica noi rispetto a voi. Noi quando diciamo, invece quando diciamo, ci sono due parole diverse, come dire, quindi c'è un concetto nella testa di queste Certo. persone che è il noi che comprende me e l'interlocutore e c'è tutta un'altra parola per dire un noi a cui l'interlocutore non appartiene. E questa è una struttura mentale profonda che dipende dalla lingua, no? E E però quindi che ne so, pone un quindi problema di pensi traduzione, diversamente. E no? quindi poi per Sì. tradurre, Come fai? certo, Cioè, come dove faccio? finisce l'identità d'origine e qual è il limite tra l'identità d'origine e l'accessibilità per No, quella io che per me traduco per riceve? il pubblico Per italiano, il quindi devo pubblico, scrivere una cosa che certo, sia che sia comprensibile al pubblico comprensibile. italiano, perché altrimenti faccio niente. È evidente che devo renderla comprensibile al limite alla peggio apparati, traduzioni, cose di cioè introduzione, Note, paspazioni, sì. glossari, che ne so, insomma, però ho in mente che quello che faccio è per chi legge e però devo essere molto molto fedele a quello che diceva
l'autore, quindi per me appunto, insomma, c'era, perché me l'ha fatta leggere prima le domande, tu dicevi In via di elaborare eccezionale, tipo sì. Roald Dahl che è stato curato, eccetera, Esatto. eccetera. Ma non esiste questa roba. Poi per me classicista, cioè filologa, per me se è un autore che è un autore, deve essere, cioè che quindi è consapevole, il suo pensiero era precisamente quello, va restituito il pensiero originario e se è offensivo. È offensivo, la letteratura, viva Dio, fra le cose che fa e che ha sempre fatto, c'è stato offendere e non penso che, cioè, qual è il problema dell'offendere? Il problema dell'offendere, secondo me, in questa, come dire, in questa roba che sta succedendo ora, per cui c'è chi pubblica i libri è spaventato dal fatto di offendere. Il problema dell'offendere per chi pubblica i libri è che adesso se offendi, c'hai il backlash sui social, c'è la reazione avvelenata sui social, il tweet storm e fondamentalmente scontenti l'acquirente. Questo è, il consumatore non va scontentato, il consumatore va blandito, va coccolato, va fatto sentire bene. Se uno compra una cosa, ma compra una cosa, ti dà dei soldi perché si vuole. Come dire, non essere messo qua, chi è che compra qualcosa per sentirsi male? Bisogna comprare per sentirsi bene. E allora tutto quello che potenzialmente è Scomodo, divisivo, divisivo, sì. Sì, scomodo, che non si capisce, che ti richiede sforzo, che tutta questa roba qua ci fa paura perché non piace. Non piace, ma quando veramente, ti ripeto, per 15 anni tu la prima cosa che fai, non tu, 50% delle persone al mondo, la cosa che fa di più è consultare una piattaforma su cui a ogni messaggio subito sotto c'è scritto ti piace o non ti piace. E il piacere o non piacere, come dire, la reazione immediata dell'altro, questo feedback del pollicione su o giù, ti si incastra nel cervello e se poi fai impresa. Fai una roba di nel mercato il piacere è diventato, cioè piacere o non piacere è diventata la cosa fondamentale. Per cui per me il problema serio di cui domanda urgente e bruciante è come fa a esistere la letteratura nel mercato, nella sua Attuale. forma nella forma attuale del mercato. Sì. Io credo che nel mercato forgiato dal capitalismo della sorveglianza, cioè un intero sistema in cui la trasmissione della cultura passa per uno scambio che può anche essere non scambio di denaro vero e proprio, ma una profilazione dell'individuo, perché tu puoi pure avere l'account gratis su Spotify, e su Facebook non costa effettivamente, tu non stai pagando, ma stai totalmente appunto donando parti di te che sono inestimabili, le tue scelte, la tua identità, i tuoi valori, li stai consegnando, facendoli mettere a valore da enormi piattaforme che sono le uniche su cui riesce a viaggiare il prodotto culturale. In questo modo, per me, dato che la struttura è questa, i contenuti culturali vanno necessariamente inaridirsi. Non esiste la controcultura, non può esistere se non c'è una nicchia, un ecosistema che permette di produrre cultura al di là delle logiche del Proprio mercato. Di di esistere, ma esistere. come non esisterebbe? Allora, secondo me ci siamo messi d'accordo che delle cose tipo la danza classica, l'opera lirica. La danza classica, non è che ci stanno tutti i giorni le compagnie di danza classica che competono sui social a suon di post per vedere chi ha più like e chi gli viene più gente allo spettacolo di danza classica. A un certo punto ci sono appunto i teatri, cioè si è deciso che è giusto che esista ancora la danza classica e ci sono fondazioni, bandi, il ministero, il teatro, pure il cinema. L'opera sono finanziate dal pubblico a un Sono certo punto, protette, sono un sono minimo protette, non tutelate, stanno sì. soltanto sul livello della concorrenza. Non sa perché non è più concorrenziale il concerto per clavicembalo, non è più concorrenziale a nulla. Se ancora vogliamo che esista il concerto per clavicembalo, più o meno ci si è messi d'accordo che si trovano delle risorse per farlo esistere, appunto proteggendolo, ma non lanciandolo Però un conto è sul una forma, mercato. d'arte.
che perde importanza e perde appeal perché cambia la sensibilità anche sugli strumenti di comunicazione. Un conto è la cancel culture, cioè se noi andiamo a vedere in casi recenti anche autrici molto popolari come J.K. Rowling sono state boicottate pesantemente per delle dichiarazioni che hanno fatto su altri temi. Ci sono state delle campagne spaventose, autori come Woody Allen sono stati completamente cancellati. Allora, mi pare che tu abbia una... Vendita Woody Allen, ragazzi, è qui, fa Woody ridere, Allen, sì, compratelo, è no, lì sul infatti, bancone. cioè mi Cioè, non pare è che non è stato che... cancellato, è lì. No, in America dico, In in America, America sì. chi se ne frega? In Infatti. America è un posto dove non c'è l'università pubblica, dove non c'è mai stato un partito, dove non ci sono i sindacati, dove non c'è la vita, dove non c'è la piazza. Chi se ne frega che in America è stato cancellato perché è un'altra cultura, però viva Dio, non dobbiamo sempre costantemente, come dire, pensare che siccome è successo in America, e mo da noi che facciamo? Beh, è successo in America. No, per la cosa che dicevi prima, cioè anche da Facciamo noi a scuola, resistenza. esatto, Facciamo però... resistenza a questa roba, perché poi non esiste veramente. Poi non, questo non voglio dire che quel coglione del figlio della russa non deve pagare fino all'ultimo se ha violentato una persona, e che fa schifo che il padre si metta a dire mio figlio è innocente, quella si era drogata, sulle prime pagine dei giornali. Cioè, è una roba che proprio mi indigna. Non sto dicendo assolutamente che non ci sia un problema nella cultura radicatissimo di sessismo, di violenza, eccetera. Non sarà eliminando Woody Allen che ne usciamo, ma proprio che no, secondo Però me. oggi viene richiesto agli artisti di essere anche degli opinionisti sulla Gli qualunque. viene Ecco, chiesto se. se lo fanno. Gli Cioè, viene ti chiesto se lo viene chiesto, nel fanno. senso, se tu, come Sì. dire. Gli viene chiesto da Netflix di essere corretti, ma non gli viene chiesto da Edizioni Sur, non so come dire, soltanto che Edizioni Sur sta per smettere di campare, ma non perché Edizioni Sur sia una casa editrice di destra che vuole umiliare le donne, i Esatto. disabili e i neri. Esatto. Pubblichiamo tutto il tempo autori ne neri, gay, quello che sia, ma perché appunto cioè, tu sei messo in una posizione in cui non puoi più dire niente. Se la tua identità è sul mercato, se le tue parole vengono amplificate dal sistema dei social network, se non c'è, cioè se noi stiamo in 15 alla Casa del Popolo o al bar, possiamo ancora dire tutto. È quando ci si incista in un sistema di, appunto, di mediatico e di brand personali in cui la scorreggia mentale di qualcuno diventa prima pagina ovunque e dove ogni reazione è totalmente po polarizzata, non esiste più la sfumatura, la reazione deve essere immediata, pubblica, vista da tutti, rilanciata, deve creare. Ma perché sono stati fatti apposta così i social network per vendere meglio le cose? Deve essere. Peraltro tu, Martina, questi autori non li hai pubblicati perché uno era gay e l'altro era nero, cioè tu non hai fatto questi ragionamenti, tu hai guardato la forza narrativa della storia e altri elementi che stavano dentro il libro, non dentro la vita dell'autore. Assolutamente, uno guarda il libro, guarda la pagina, certo, Ok, allora penso non. che questo innescherà un dibattito molto interessante che c'è anche interno ad Hypercritic, che poi per la sua stessa struttura è costruito in modo da dare lo stesso peso a una voce piccola di nicchia o a qualche cosa di mainstream mettendoli in contatto. Io aprirei alle domande del Scusami, ti dico pubblico anche prima. questo, Sì, appunto, che per sì. me. Se tu mi dici, cioè le cose, questo che tu dici, ma siete in pochi a pensarla così, oppure queste idee che dico sono controverse o quello che è chiaro che io non, cioè se Repubblica mi chiedesse un articolo, io non mi esprimerei con lo stesso tono, negli stessi modi, o anche sugli stessi temi con cui posso farlo qui domenica pomeriggio di fronte a Con 50 noi, persone, no? certo. Cioè, io non mi sognerei di fare un tweet su sta roba, perché proprio, come dire, non è quello il modo per discutere. Mentre se siamo qui adesso ci sarà il, come dire, cioè, ci accapiglieremo,
ben Ma va venga, bene, va basta bene. che Anche perché appunto poi, ci... cioè, per esempio, la soluzione siamo qui, proposta siamo... nella scrittura dello schwa o della schwa presenta poi dei problemi fonetici per cui non è completamente inclusiva. Quando la devi leggere, qualcuno non riesce a leggerla, no? Ma poi come si fa Certo. rendere la lingua davvero inclusiva? Comunque è uno dei grossi dibattiti di questi anni, di questi ultimi mesi soprattutto. A me interessava sentire proprio la tua opinione su questo, visto che è il tuo pane quotidiano, tradurre, quindi trasportare in una nuova sensibilità, ma mantenendo un'identità, anche un'intenzione di chi aveva scritto una cosa in un certo modo, Sì, no, certo, è no? tosta, però Però abbiamo uno beccato alla fine. una domanda urgente, sì. Sì, ma la Parliamo, domanda sì. urgente per me non è la schwa, per me è la profilazione commerciale del nostro essere. La schwa proprio Sì. è urgente per nulla, però invece il fatto che noi non possiamo agire in un ambiente digitale senza che i nostri movimenti vengano Tracciati tracciati, sorvegliati e messi a completamente. valore per delle aziende enormi Monetizzati, senza sì. nessuna governance democratica, perché se un'azienda è così grande, allora ci devi mettere, cioè in qualche maniera non può essere dominata. Per me, insomma, Sì. essere, come dire, alla base non ci può essere il profitto, alla base della nostra società, del nostro stare insieme, del nostro scambio culturale, non ci può essere il profitto, perché altrimenti, portato all'estremo, la logica del profitto sul contenuto culturale porta all'attuale caos cognitivo, dove non c'è più una verità, dove vale tutta, dove il terrapiattista è invitato a parlare in televisione perché tanto vale pure l'idea sua, dove non c'è più un metodo scientifico, anzi viene costantemente messo in discussione, tutta questa roba, l'impoverimento del nostro sapere, per me deriva dal fatto che esiste la forma attuale del capitalismo, che è quella della sorveglianza online, digitale, e non ci sono posti dove questo non è così, tranne che non cominciamo da ora, da 15 anni fa, a costruirli, a ricostruirli, però non c'è nessun intellettuale che in Italia si, o forse voi, non lo so, però che si impegni a costruire un sistema di diffusione della cultura che prescinda dal mercato allo stato attuale, perché il mercato degli anni 90 ancora che c'era una grandissima forza di autoproduzione, forse ricordi, insomma, esistevano i centri sociali, le piccole case editrici, la controcultura, la cultura underground, i piccoli locali, questa roba qui, se si perde questo è un enorme problema, però più della schwa, molto più della schwa. Ti reinviteremo su questo. Ragazzi, avete delle domande dal pubblico? Anche polemiche, su questo, visto che siamo. Io ho tantissime domande per te, ma volevo sentire, visto che appunto sono già le 8 meno un quarto e abbiamo poi il prossimo round. Ci sono domande? Basta, Nessuno? zittiti, Siete proprio zittiti dalla, zittiti. no, dalla mia autorità Sì. castrante. Posso, a seguito di questo Sì. articolo sull'intelligenza artificiale di Silvia Pareschi a Ah, proposito della ecco. Ah, ecco che ha traduzione, detto la che ha Pareschi. detto, non ha detto lei, le hanno detto che il suo mestiere ha solo 5 anni e che poi non avrà più bisogno, Chi lei, no? Martina, avrà No, solo la 5 Pareschi, ma anni? insomma Ah, siamo, esatto. siamo Come sulla stessa traduzione, come barchetta. Quindi questa cosa traduzione. qui della traduzione, in effetti, e invece lei diceva che, non, perché gli ha detto, ma sì, la prima stesura di una traduzione può passare attraverso, no, questo nuovo grandissimo progetto, e invece lei sosteneva che assolutamente no, che ci deve essere, no, la propria interpretazione, la propria traduzione. E quello che mi ha colpito è che già con autori stranieri esiste la possibilità di, come dire, legare con un contratto il mio libro in Italia verrà tradotto da un autore, da un traduttore umano. E questo, come Oddio, dire. lo mettono nei contratti. Sì, Dove sì, sta sì. chi lo Cioè, diceva? La questo Pareschi? no, era No, una come cosa si che sa. esiste già, esiste Cioè, che evidentemente. lo mettono come clausola Come proprio. Ancora nei clausola. contratti che abbiamo fatto noi non l'ho visto, Però però ci mi ha sta pure perché. colpito, mi No, ha ma certo, ma colpito, io sono quindi, d'accordo che questa roba qua va a finire. Cioè, non penso che che il lavoro bisogna, del no, traduttore. No. affrontarla come tutto il dibattito su quel tipo di cambiamento tecnologico così veloce che non, di cui non abbiamo, no, limiti, confini, in qualche modo come la profilazione, io mi sono resa conto che ormai non vorrei più mettere il genere quando mi devo iscrivere ad una newsletter, cioè perché mi deve essere chiesto il genere? Non dovrebbe più neanche apparire, perché sono io che ho
la libertà, no? Ma io, quando cioè, uno entra in libreria, step, no? Quando uno entra in libreria, il libraio potrà, effettivamente il genere è una delle cose che il libraio vede, sostanzialmente, una delle poche che il libraio vede. Però non è che il libraio ogni volta sa tu in quali 5 negozi sei andato prima, in quali andrai dopo, che cosa, cioè le tue persone che lavoro, i tuoi amici che lavoro fanno e tutta questa roba qua. E rispetto al libraio, che è il libraio che la libraia che ti vende il libro e che sta cercando per campare, deve comunque il suo, la cosa sarebbe che ti deve vendere, e quindi il suo, uno dei suoi obiettivi è venderli. La libraia li può vendere facendo, parlando con le persone, conoscendole, costruendo comunità e costruendo, però c'è Amazon che li vende sapendo su di noi la qualunque. Guarda caso le librerie indipendenti chiudono e i giganti del web dominano le intere nazioni, ed è tutto basato su questa roba qui, che non è stata controllata, non c'è stata mai una legge, siccome non c'era una legge che impediva di fare sta cosa, e in tutti i contratti che abbiamo mai firmato, come dire, con Facebook, Twitter, quello che sia, è tutto previsto. Noi così da 15 anni, e adesso su ChatGPT o sulle intelligenze artificiali, idem, è tutta roba, ma anche sul riconoscimento facciale, ma quanto ci siamo divertiti ogni tanto ad usare l'app che ci invecchia, che ci ringiovanisce, il filtro e le cose, e quello è tutto un altro, un'altra acquisizione di dati per fini di profilazione. Nessuno ha ragionato su questo prima di... adesso l'intelligenza artificiale è un'altra sfida enorme, un altro grosso problema per chi fa lavori creativi. Ti sei già data una risposta su come impatterà sulla narrativa l'intelligenza artificiale? O stai studiando? Guarda, anche senza, secondo me finiva comunque la letteratura, il lavoro del traduttore, cioè stava già andando in... Ma proprio la creazione letteraria? Io penso che alla gente gli andrà sempre di inventarsi le storie, penso che questa sia una cosa tutto sommato abbastanza... ancestrale sì. Insomma, anche di comunicare con gli altri come uno si sente, eccetera, quindi quella voglia di esprimere se stessi, io penso che bene o male agli uomini e alle donne resterà, ecco, e scriveranno romanzi simili a Infinite Jest o poemi epici come Ariosto, o come racconteranno le storie fra 20-25 anni. Non lo so, non si sa. Non lo so. Certo, con le parole scritte, non lo so se con le parole scritte. Ci ridiamo appuntamento ogni anno con Martina per fare un check. Ti chiederei solo questo, purtroppo sono riuscito a farti un terzo delle domande che volevo, ma parlaci di quelli che sono secondo te gli scrittori urgenti da leggere in questo momento, secondo te. Sì, no, per me proprio sono... Io svicolo totalmente da questo tipo di, cioè da dare consigli, non ci di vuoi lettura dare consigli. Ma perché appunto io, cioè, se proprio mi voglio giocare dei consigli di lettura, vorrei giocarmi dei consigli di lettura di libri di Sur che comprate e quindi poi posso avere uno stipendio. Allora, però mi sembra un po' meschino. Per me la cosa, cioè l'urgenza, io sento l'urgenza di gente che vada in libreria a comprarsi libri di cui non sa niente, che nessuno gli ha consigliato, che non hanno mai sentito nominare, ma che si vedono, come dire, come quando per la prima volta, non lo so, i ragazzini, almeno noi ci portavano nella biblioteca pubblica a scuola, insomma, giravi per gli scaffali e vedevi tanti libri intorno a te, oppure vai a una fiera, anche in una libreria del genere, che non è esattamente una libreria Feltrinelli, di lasciarsi proprio incuriosire dalle cose che nessuno ti ha detto, nessuno ti è... Ma che hai trovato ma tu? Ma che trovi tu? Perché c'è qualcosa che ti fa... cioè, trovare un tuo percorso in qualche maniera, trovare una tua... Però, ecco, quello, se poi io proprio devo consigliare una cosa che a me sta molto a cuore, non è un libro, ma è un articolo, cioè è anche un libro, appunto, Il capitalismo della sorveglianza di Shoshana Zuboff, che però io non ho letto semplicemente due suoi articoli su New York Times, di cui uno è stato tradotto su internazionale, l'ho tradotto io nel 2021,
se cercate Shoshana Zuboff internazionale, Shoshana Zuboff New York Times, se riuscite a leggere anche in forma appunto condensata il pensiero di questa insomma, saggista americana, a me è stata una vera rivelazione per capire appunto questa roba che io dico, la struttura del mondo intorno a me. E non è un romanzo, non è una cosa divertente, non è una cosa estiva, non è, però mi ha dato... Ti apre gli occhi. Mi apre gli occhi, sì. Sì. Lei ha scritto dei libri o se no le piacerebbe scrivere qualcosa di suo? No. Cioè, no, non ho mai scritto niente di mio. Non intende. Faccio moltissima fatica a esprimermi per iscritto, scrivendo una cosa che poi, a parte diciamo la parte creativa dell'inventare le storie, proprio non ce l'ho. Anche, o parlare di me, anche quello, sono piuttosto riservata. E non le viene magari voglia di creare? Lei, no, sua. Lei deve tradurre, scegliere. No, sì. mi agisco sul correggere i testi altrui, tradurre i testi altrui, selezionare i testi altrui, però la cosa la deve aver fatta un altro. Io non ho rielaboro, ma mi applico su testi scritti da altro. Proprio zero, no, anzi a me, cioè continuo a dire di no, perché spesso le persone mi dicono tu sei tanto brava, scrivi, mi hanno chiesto di scrivere un libro oppure degli articoli così e tendenzialmente dico sempre di no, ma ho detto di sì a scrivere un articolo su Lusi, questo portale che fanno i miei amici Nicola La Gioia. E ti sta pesando in una maniera, ad agosto devo scrivere questo libro su... È un articolo. Per amici, però fa solo perché è un amico che Nicola mi ha scongiurato mettendosi a terra, panza a terra, proprio abbracciandomi. Marti, ti prego. Così ho detto, vabbè, Nico, alzati. Dai, però così. Ti sta pesando. Mi sta pesando da morire. Da morire. Questo lo tagliamo. Quindi abbiamo capito che Hypercritica è importante, che Alberta della libreria Borgo Po è importantissima. Grazie per averci ospitato, grazie. E veramente un grosso grazie a Martina Testa, non avevo dubbi che ci avrebbe detto delle cose per cui adesso abbiamo bisogno di bere molto vino. Però è fatta apposta, facciamo una pausa perché dopo rilanciamo con Raffaele Riba che è arrivato. Grazie Raffaele di essere qua. E Martina, continueremo a sentirci almeno una volta all'anno. Va bene, okay. finché non muore definitivamente la cultura letteraria. Esatto, ci sarà. In questo cortile resisteremo. Resisteremo, sì, okay. Guardandoci in faccia. Okay. Grazie, bene, facciamo una pausa.